Salve, onorevoli, eccoci qui in un nuovissimo episodio. Io sono l'Arax di Cormaris e siamo di nuovo qui su Age of Empires 4. Allora, nello scorso episodio ci eravamo lasciati con la battaglia nel 1514, Lituania, Mosca contro Lituania, e ora ci dobbiamo lasciare con l'ultimo assedio di Kazan, cioè l'ultimo assedio, l'ultima missione, l'assedio di Kazan. Siamo nel 1552. E vediamo, lo zar Ivan IV regnava col pugno di ferro sulla sua popolazione, detenendo un potere assoluto. Ora voleva reclamare nuove terre da un nemico ribelle. Partiamo direttamente col A video. seguito della crescita di Mosca a ovest, Ivan IV salì al trono e riprese i piani di espansione verso oriente dei suoi antenati. Il canato tartaro di Kazan si trovava appena oltre il confine, ma i tartari avevano resistito a molti assedi rusiani in passato. Nel suo ultimo tentativo di conquistare le terre tartare, Ivan avrebbe schierato nuove audaci strategie. L'assedio di Kazan, siamo nel 1552. Allora, questa è l'ultima missione. Posso dirvi che è iniziata col botto la missione, diciamo la campagna dei rusiani, però è durata veramente poco questo effetto, perché comunque sono solo 8 missioni. Non in tutte le ricompense di fine missioni c'è un documentario, e questa cosa mi rende molto triste. E a occhio, ora che l'ho finita, come prima impressione vi posso dire che mi sembra quella meno curata. Non so esattamente, cioè il perché, lo so, alla fine sembrano missioni che durano poco. Infatti praticamente ho fatto un video per ogni missione, giusto nelle missioni un pochino più lunghe, ma erano lunghe perché dovevo fare un esercito, quindi ci metteva più tempo. Sono durate 2 episodi, però di sé per sé sono sempre quelle missioni che inizi e non dico in un'oretta, ma anche meno, si riescono tranquillamente a finire, e sono molto alla mano, cioè nel senso, non vi sarà mai quella missione che dovete dire: beh, la devo rifare un'altra volta per capirla meglio, la devo fare un'altra volta per strutturarla meglio. Sono tutte molto immediate, per nulla difficili. Però, tipo, questa sarà la più difficile di tutte, sapete che è presa per il culo. Scusate se non alzo molto la voce o se non faccio battute particolarmente sagaci ed espressive, ma signori, sono le 2:43 quando sto registrando questo video. Comunque, leggiamo veloce: le ambizioni di Ivan IV andavano ben oltre i confini della Moscovia. Portò la minaccia da guerra rusiana a est del suo dominio e prese di mira il canato tartaro di Kazan. Vediamo il video introduttivo. Per anni, la fortezza Di tartara di cazzo Kazan sono? aveva sfidato il crescente potere moscovita. Ora Ivan IV mirava a estinguere il debole canato e rivendicare questo nuovo territorio come suo. Per conquistare la città, Ivan doveva colpire al cuore della fortezza ed eliminare la guardia personale del Khan. Ma prima i rusiani avevano bisogno di una fortezza da cui sostenere il loro imminente assedio. Ora da vedere quanto immediato e debole sarà questo attacco, onestamente. Nel mentre iniziamo subito in quarta, facendo diventare voi l'esercito numero uno. Li schieriamo, mentre uccidiamo anche qualche cervo, così abbiamo anche un bel po' di... minchia, che cazzo di lancia hai, mio signore, Ivan IV. Voi sarete il 2. Per ora vi marciate insieme, però dopo la cavalleria la dovrò usare separatamente, perché ne sono pochi. E in virtù di questo voglio evitare che mi muoiano subito come degli stronzi. Ok, perfetto. Nel mentre l'esploratore già si è coricato una carcassa.
Minchia. Spero unità dotate del polvere. Dotate di polvere da spara alleate per aumentare la velocità di ricarica di 15 secondi. Beh, ci sta, ci sta. Ok, voi vi spostate qui. Cioè, voi vi mettete qui e la cavalleria nei boschi. Meglio di qui. Più che altro perché sto aspettando la pattuglia che si avvicina. Volete penetrare nella foresta? No. Rimanete fermi qui. Però a me mi serve tenerli proprio separati. Quindi voi vi spostate qui. Eccoli. Voi caricate quelli. Ok, è stato eccessivo. Minchia, quanto Cristo ci ha rallentato quel figlio di puttana dell'esploratore. Ma proprio questi qui sono esploratore. Non me li ricordavo così gli esploratori mongoli, onestamente. Per quel cazzo di esploratore che si porta, quel porco Giuda di coso. Di carcassa che ha rallentato l'intera cavalleria. Ok. Mentre voi cominciate direttamente a bruciare. Dai, facciamo piazza pulita. Ok, abbiamo un po' di risorse vicino. Non molte però, onestamente. Perché fanno tipo le scintille sui paletti? Conquistando l'insediamento tartaro, i rusiani si erano assicurati il luogo adatto alla loro fortezza. Insomma, l'abbiamo proprio raso al suolo, altro che conquistato. Ivan aveva preparato delle risorse per costruire rapidamente una base sul fiume Volga e la sua marina le stava ora consegnando. Marina. 3 navette del cazzo. Nave da perlustrazione Lodia. Ok. Guarigione automatica attiva. Perfetto. Voi. Prima di tutto. Mi. Costruite un centro città. Un centro città. Ecco. Me lo buttate. La fregnameria e i centri cinesi nell'area di influenza di una fortezza di legno rendono il 20% di legname in più. Ma che cazzo c'entra questa roba ora? Vabbè, ok, a buffo, grazie per l'informazione, ma non significa un cazzo, cioè questo è un centro cittadino. Ah, nei centri cittadini. Ah, ok. I moscoviti stabilirono un insediamento. 16. Adesso Ivan avrebbe dovuto difenderlo mentre assemblava una forza d'assedio con cui sfondare le mura di Kazan. Ok, voi mi andate a prendere subito la pietra. 5 di voi. Altri 5, perfetto. Mi serve un campo base dove coltivare. Qui andrà più che bene. Mi lasci lì quella cazzo di carcassa. Ok, e nel mentre con te andiamo a esplorare. Voi appena finito. Dai. 1, 2, 3. Ai, che palle. 4 e 5.
È vero che non abbiamo. Non abbiamo case, giustamente. Puttana troia. Ne piazzi qui. Uno, tre, quattro, cinque. Perché sono arrivato a 6 se in realtà siamo. No, sono a 6, 6, 6, 6. 7, 8 e 9 e 10. Perfetto, per ora ci fermiamo al 10. Perfetto. Partiamo in quinta raccogliendo più risorse possibile, almeno sondando il più possibile il terreno. No, 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 no. Questa è una presa per il culo, ma non è vero, non è vero che sta succedendo tutto questo. Queste sono le cose che voi non vorreste mai scoprire, ma proprio mai in nessuna forma. Ma che cazzo mi significa, dai, dai. Che merda. Che merda, lo posso dire? Ok, tu mi costruisci lì una cosa e ci buttiamo subito tre uomini dentro. Così almeno quel lato è difeso. Perché alla fine più che questo loro vengono da qui, da questo guado, giustamente. Beh, ormai l'abbiamo messa e ce la teniamo, perché pensavo che venivano con le barche. Poi giustamente, ora che lo sto notando, è pieno di guadi la zona. Vai a vedere qui dietro cosa c'è. Ma no, dai, perché mi hai preso la carcassa? Che palle, lasciami la carcassa. Butta giù. Ok, più in là ti dirò quando la devi prendere. Per ora me ne vai lì. Voi entrate dentro la torre. Meno il tempo di parlare, guarda lì. Guarda che loro hanno già le frecce infiammate. Cioè infiammabili, più che infiammate. Ok, abbiamo una reliquia. Distrugge l'accampamento presso il guado occidentale per fermare gli attacchi. È grande questo guado, per curiosità. Sarebbe anche ora di inviare un esploratore. Ok. Qui nel mentre mi costruite gli altri due campi. Servirebbe l'esploratore, effettivamente. Ti prego, smettila di raccogliere carcasse. Ti prego. Potrebbe diventare estremamente violenta la situazione se non smetti di raccogliere ste cristo di carcasse. Ti sposti qui. Ok. Tu vai a sostituire questo che costruisce. E l'esploratore lo mandiamo in avanscoperta. Per capire bene com'è la situazione. Il monaco guerriero me lo porti anche di qui. Così almeno esploriamo subito la situazione. Voi ridiventate di nuovo il 2. Altra carne. No, indietro. Ma in realtà non sono tantissimi. In realtà non sono tantissimi. Sarebbe fattibile ucciderli. Ok. Vi spostate tutti qui. E direi che è un piccolo
sortita, secondo me ce la riusciamo anche a fare fin dall'inizio. Secondo me abbiamo più la rottura di coglioni che ci attaccano alle spalle. Voi andate a raccogliere delle carcasse. E tu mi cominci a spostare le carcasse già prese, diciamo così. Quindi facciamo un veloce salvataggio. Giuda, che trauma, Giuda, guarda lì, perché io non mi metto le dita in... cioè, sì, le dita in culo, perché non me le metto le dita in culo? Perché non sto zitto? Perché voi, come cavalleria, siete così lenti? Vabbè, giustamente, non li ammazzi tutti. Oh, che trauma. Cioè, in realtà è fattibilissima come cosa. Sono io che mi voglio muovere velocemente, non so nemmeno io il perché realmente. Però così, come il genio che sono, ho già perso tutte le unità. Uno. Grano. Voi mi dovete continuare sempre a produrre contadini uomini. Non dovete mai finire di farlo. L'esploratore dov'è? Dove Cristo è l'esploratore? Ok. Mi raccogli la carcassa e me la butti qui. Sì. Dovremmo aspettare. Dovremmo per forza aspettare. Evitiamo di muoverci in maniera troppo avventata, che poi facciamo solamente cazzate. Mentre la pietra ce la stanno pure prendendo, però a quanto pare le braccia nei muri esterni. Non credo basti, onestamente. Non basta per un cazzo. Scoccate da questa fortezza di legno. Ma senti, io ti sviluppo tutte le protezioni. Quindi sviluppo tutti i potenziamenti di questa torre. Così speriamo che con questa torre riusciamo a tenere il guado. Ritirate. Abbiamo ancora il monaco guerriero. Sì, ok. Almeno quello. 3, 4, abbiamo ristabilito i campi di grano. Però sono stati rallentati tantissimo per due volte. Tra l'altro per nostra totale incompetenza, aggiungerei. Aggiungi feritoria difensiva a questa struttura. Ok. Ma le feritoie effettivamente ce le aggiungi o è giusto per dire che ce le aggiungi? Per curiosità. Sì, effettivamente li aggiunge, non me l'aspettavo. Voi vi spostate qui, tu mi vai a riprendere la cosa. Lo mandiamo a recuperare altre carcasse. E comunque è un peccato lasciarle, e comunque è anche fondamentale. No. Stanno diventando molto cattivi. Gli attacchi stanno diventando cattivi. Ma secondo me i cavalieri sono venuti dal canato, sapete? Però noi ora ci dobbiamo anche impegnare un minimo a costruire strutture. No, dai, non fate ste cazzate, ragazzi. Bene, prego. Vi spostate qui. E tac. Ok. Voi resisterete. Dovrete almeno resistere. Quindi dico, ma a sto punto io ci piazzo proprio qua sul guado una fortezza. Che cazzo me ne frega. Sì. È la scelta più saggia, signori.
conoscendomi è la scelta più saggia, perché anche la cosa bella è che ora abbiamo già tutte le tecnologie sbloccate, è una cosa che effettivamente non dico che ho dimenticato, ma quasi, perché abituato di ora dobbiamo fare le risorse, dobbiamo creare quello, dobbiamo creare quell'altro, invece in realtà qui abbiamo già tutto a nostra disposizione. Strutture belliche, a questo punto me le metti qui. I cosi me li metti nel prato. E così poi iniziamo a mettere qui in arsenale. E ho troppo paura di questo guado. Infatti devo sorvegliarlo. Mi ammazzo un altro. Cazzo, l'esploratore lo devo tenere più sott'occhio. Devo tenere molto più sott'occhio. Questo è la barata dell'assedio, ok, già stavo per fare una cazzata. Qui lo scudorino. E però cazzo, voi intervenite, ragazzi, non è che rimanete lì a guardare. Ok. Che odio. Che odio. Grazie, un'altra fortezza. Qua, proprio sul guado. Per passare dovranno pregare gli dèi. Ok. E ti dico che voi mi fate una fortezza. Ok. No. La costruzione a spingarda te la concedo. Qui voi che non avete più un cazzo da fare, mi andate a prendere loro. Questo è anche un po' grave, il fatto che abbiamo praticamente già finito tutta la pietra. Non abbiamo molta, anzi ne abbiamo molta poca pietra. Aia. Spingarda, ok. Voi quanto siete? 34, ma voi 30. Dai. Dai, tutti dentro. Andatevene via voi. La spingarda però qui mi serve. Ok, e ora siamo ben difesi da entrambi i lati. Possiamo avanzare tranquillamente nello sviluppo. E a prendere quella carcassa lì. Nello sviluppo di... Arsenale. Fabbro. Arsenale fabbro. E poi dovremo anche sviluppare un'università, appena tutti hanno finito di costruire. Voi mi buttate qui una bella università sul precedio. Così almeno se arrivano i nemici da sud, farà da scudo, letteralmente. Tu mi ributti l'altra carcassa qui. Così, bene o male, siamo ben difesi. Sono abbastanza felice, perché in 23 minuti sono riuscito a ristabilire l'ordine. Ok. Abbiamo gente a non fare un cazzo? Sì, l'esploratore non sta facendo un cazzo. Pronto? Salve? Ok, salvataggio automatico. Perché salvataggio automatico? Di solito lo fa quando succede qualche evento particolare. Questo non è un evento particolare. 9 persone. Ok. E vi direi che abbiamo fatto tutte le strutture necessarie. Vabbè, un mercatino non me ce lo crei? Certo che me lo crei. Служите готов. Немедленно скачу на пряжь!
Ok, e riporti la carcassa a casa. Questi 9 poi li useremo tutti per, come si dice, però è efficace per un cazzo questa roba. Chimica è fondamentale che la sviluppiamo ora. Voi mi andate a prendere, a spolpare tutte quelle belle prede. Mi è piazzato un bel coso qui. Ok, arrivai di nuovo qua. Una persona invece di prendere il legno mi servirebbe che mi ripara la struttura. Anche perché il legno, onestamente, ne abbiamo un po'. Ok. Soldati, me li butti tutti qui. Così almeno ho una visuale più ampia. Macchine d'assedio invece col cazzo che me le butti di me, metti lì. Più che altro stavo vedendo, i moschettieri serve la chimica, quindi noi partiamo direttamente di moschettieri, tanto è inutile che facciamo il resto. Quindi mi sviluppi potenza unità d'elite. Quelli non hanno bisogno di potenziamento, grazie a Dio, aggiungerei anche. La chimica è lenta da sviluppare, molto lenta. E questa cosa non è per un cazzo positiva. Ok, quelli li raccolgono praticamente le carni e le lasciano direttamente. Molto comodo. Ah, ecco cosa ci manca. Il monastero, giustamente. Ecco, ci siamo totalmente dimenticati. In realtà non è una cosa positiva. Ok, così almeno posso andare a prendere la prima reliquia. Così. Ok. Minchia. Serve un cannone a quella fortezza. Forse non solo a quella servirebbe dell'aiuto. Di farcela ce la fanno. Però non mi piace come si sta evolvendo la situazione, perché mi sembra che ogni tot gli attacchi diventano sempre più violenti. Comunque l'importante è che l'accampamento l'abbiamo già approntato. Appena si svilupperà la chimica, noi andiamo giù già nell'addestrare fanteria scelta. E ci serve un bel po' di roba. I picchieri tanto noi li usiamo. 1 e 4 loro, giustamente. Non può essere sempre Pasqua. Quindi butti fuori il monaco e lo inviamo qui a raccogliere la reliquia. Il nostro esploratore, già di ritorno, fedele e ligio al dovere, direi che mi esplori questo, cioè voglio che tu arrivi su questo qua, ok? Quindi esplorami la zona come ben si deve. Tanto quelli stanno lì proprio a segare via tutta la carne. Presa la reliquia, la porti a casa. Siamo a 200, dobbiamo arrivare a 500, ma quello con il giusto tempo. Mi serve che me li difendi. Dimmi che mi hanno sviluppato sta cazzo. No, Dio. Ok, mi metti il cannone. Mi ripari qua. Siamo 15, però sono lentissimi. Reggimento di moschettieri, 12 di 11 il costo dei moschettieri. Ma vieni. Ma vieni. E grazie a Dio che ne ho ancora fatti. Ok. Abbiamo già trovato una miniera. Ma è praticabile quel quadro? Sì. Paradossalmente sì, sono curioso di vedere dove mi porta.
Bene, 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 bene. Esploriamo tutta questa zona nella speranza di trovare qualche altro... qualche altra miniera. Ok, il cannone l'abbiamo messo, grazie a Dio. I moschettieri ottengono l'abilità passo veloce, che aumenta del 30% la loro velocità di movimento e velocizza il 50% del loro schieramento statico per 10 secondi. Queste sono abilità interessanti. Perché comunque i rusiani... hanno, cioè, come moschettieri le unità sono veramente quelle d'eccellenza dei rusiani e sono veramente molto forti. Ma fatto ciò, signori, sono costretto a rammentarvi che il tempo è tiranno. Ci becchiamo nel prossimo episodio.